sono Giovanni Allucci, sono amministratore delegato di un consorzio di comuni che si chiama Agrorinasce, che sin dalla prima edizione, diciamo, tra i partner promotori di questa scuola di giornalismo investigativo, e l'abbiamo fatto sempre con impronta, mettendo a disposizione i beni confiscati che noi abbiamo valorizzato su questo territorio. Naturalmente io ringrazio le presenze istituzionali che ci sono qua, dal delegato del prefetto di Caserta, Piano, al presidente del Tribunale Napoli Nord, alle forze dell'ordine che sono qui presenti, e anche loro possono testimoniare questo cambiamento che sta avvenendo. Per il solo fatto, e questo vi invito a voi alla curiosità, voi che siete giornalisti, noi siamo in un teatro costruito su un bene confiscato. Oramai questo è il decimo anno di attività di questo teatro, così come quando verrete domenica presso il nostro ufficio, è il primo bene confiscato che abbiamo recuperato a Casal di Principe 18 anni fa, che abbiamo chiamato l'Università per l'Allegretto e lo Sviluppo. Fuori il catering lo fa Nuova Cucina Organizzata, cooperativa Agropoli, che gestisce un ristorante pizzeria e un altro bene confiscato. Noi abbiamo pagato 10 borse di studio per altrettanto giovani giornalisti che sono ospitati in un ostello della gioventù a Casa Pesenna, in un bene confiscato. Noi abbiamo organizzato 4 coffee break, adesso ci sta NCO, domani se venite ci sta un centro antiviolenza che fa un'attività di catering e produzione di alimenti, pure molto bravi. A pranzo viene la Forza del Silenzio, che ha 2 beni confiscati importanti, laboratorio di pasticceria senza glutine e altre attività ancora, loro faranno il catering. E poi domenica noi abbiamo un laboratorio di cioccolateria sociale, un bene confiscato, quindi farete colazione anche con loro sostanzialmente. Questo per dire che comunque in questo territorio, e badate bene, vi sto parlando di 7-8 beni confiscati, Agrorinasce ne amministra 156 in questi 6 comuni. Nel giro di qualche anno ne arriveranno altri centinaia su questi comuni. Quindi noi un ragionamento lo stiamo facendo su questo territorio. Oramai con noi collaborano circa 30 soggetti del terzo settore. E quindi per noi che venite qua è per noi un'occasione anche di accoglienza. E se avete curiosità, sfogate questa curiosità. Il tema l'abbiamo scelto, poi ne parlerà a Luigi, io solo 2 parole, perché sostanzialmente uccisi perché solo uno ci ragiona, ma uno lo capisce dopo che il fatto è successo, quando uno è morto. E allora conoscere quelle storie all'epoca, dei fatti, con giornalisti che hanno vissuto quei fatti, con diciamo testimoni privilegiati che hanno vissuto quel periodo, penso che sia un'occasione importante per tutti, per noi e soprattutto per i giovani. Grazie. Ottavio.